E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi giretto così alla scoperta di nuove zone, di nuove stradelline. Oggi destinazione Passo Culmine San Pietro. Non ci sono mai andato, non ci sono mai stato, quindi faremo un po' di stradelline così. Ho messo sul navigatore, diciamo, un po' di strade panoramiche. C'è l'opzione di fare più strade panoramiche e infatti mi sta facendo fare già delle belle stradelle. Passo Culmine San Pietro, che diciamo collega la Val Brembana col lago di Como, di versante Lecco. E qua già delle belle zone, delle belle stradine. Oggi c'è un po' di gente in giro, ovviamente. Oggi è anche la domenica di Pasqua. E si va, ragazzi. Comunque state connessi al canale, ragazzi, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi, perché voglio portarvi un bel format. Penso che a tanti di voi potrebbe interessare. Vi voglio portare un bel format e diciamo che domenica prossima uscirà il video dove vi svelerò di che cosa si tratta. Quindi state connessi, state attenti, che sarà, penso, qualcosa di interessante per tanti di voi. Diciamo che per questo format mi serve anche un po' la bella stagione, quindi devono alzarsi ancora un pochettino le temperature per potervi portare delle cose al top. Ma io comunque vi consiglio di iscrivervi e stare molto attenti. Comunque guardate che splendida domenica di Pasqua oggi, ragazzi. Arrivando verso il lago, qua si vede proprio un bel panorama del lago di Como, ramo di Lecco. Bella discesina. Eccoci. Siamo in Val Sassina e fra un po' penso che incominceremo a salire per il passo Culmine San Pietro. C'è parecchio traffico, d'altronde siamo alla domenica di Pasqua, come vi ho anticipato, quindi. Però gran bella giornata. Paesaggi meravigliosi, bello. Siamo, se vi ricordate, quando ho fatto il video di Morterone, in pratica in questa zona, usciti dalla galleria, diciamo, della superstrada che arriva da Lecco, lì c'è qualche deviazione e penso proprio che farò qualche volta, verrò su anche qua più spesso, visto che la zona è davvero davvero bella. Guardate qua Val Sassina, ragazzi, bellissima, spettacolo. Ok ragazzi, si parte con il Passo Culmine San Pietro, che è aperto, vedete qua il cartello, e colgo l'occasione per provare un'altra inquadratura, ovvero questa. Questa inquadratura, quindi adesso si parte. Musichetta sotto, ragazzi, musichetta roccheggiante. E si parte col Passo Culmine San Pietro, via!
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not Ma che spettacolo, ragazzi! Siamo in pratica quasi arrivati. Spero che la seconda inquadratura vi sia piaciuta. Davvero, davvero passo stupendo. Culmine San Pietro, ragazzi. Bello, bello. Spettacolo! Eccolo qua. Culmine San Pietro, ragazzi. Mi sa che l'ho già fatto qua. Mi sa che l'ho già fatto. Ok, ragazzi, adesso si scende da questo passo davvero molto molto bello. Anche se vabbè, la strada non è quel che, non è il massimo, però sono quelle che piacciono a me. Poi dipende voi che strade volete, che strade vi piacciono. A me piacciono queste stradine belle incagnate così, che puoi andare con calma, ti puoi godere il paesaggio, ti puoi rilassare, relax, strade rilassanti. Guardate qua che paesaggio, ragazzi. Comunque non l'avevo fatto da questo versante, ma da questo a salire l'avevo già fatto questo passo. Quindi oggi diciamo che l'ho fatto al contrario. Strada stretta, strada tipica montana, diciamo, molto stretta, a tratti senza barriere, che se vai un po' veloce e vai dritto non la racconti. Quindi io direi che dovrei riuscire oggi a lasciarvi in descrizione anche la traccia GPX, visto che ho registrato la traccia. E niente, io vi saluterei qua, ragazzi. Vi ricordo
di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Vi ricordo inoltre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche, così da restare sempre aggiornati sulle novità, visto che domenica prossima dovrei farvi uscire un bel video di presentazione, diciamo, di un nuovo format interessante per me e per tanti di voi. E niente, io vi aspetto qua sempre sul canale Il Motociclista Solitario. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao. Clip finale, ragazzi. Non me lo ricordavo così bello sto passo, davvero stupendo. Guardate qua che strada, ma davvero bello. Davvero bello. Ehi, ehi, bello ma sconnesso. Ecco qua, si ritorna in provincia di Bergamo, Vedesta. Davvero davvero molto molto bello il passo Cumine San Pietro. E niente ragazzi, io direi che vi saluto, vi ho già annoiato abbastanza. Che spettacolo però ragazzi, che spettacolo. Grazie ancora, ciao ciao! Spettacolo!